Si è svolta alla Filarmonica di Macerata la festa per il 25esimo anniversario dell'AMIS, associazione imprese gestione rifiuti, che raduna una settantina di aziende italiane operante nel settore dei rifiuti. Il socio fondatore e primo presidente è stato l'ingegnere Alfredo Mancini, alla guida di 9 imprese, tutte marchigiane, che nel 1992 hanno anticipato i tempi di un mondo associativo che sarebbe andato nella direzione dell'ultra specializzazione e della rappresentanza degli interessi di settore. Non avevamo protezione come operatori nella gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti è complessa, complicata, pericolosa, difficile, non ben voluta dalla popolazione, quindi avevamo l'assoluta necessità di essere compresi bene. A questo punto, visto che l'associazione di categoria industriale, ancorché fosse iscritto, non ci consideravano, perché era vista da Confindustria, era vista come un costo aggiuntivo, a questo punto abbiamo fatto un'associazione specifica. Abbiamo fatto la sede presso Confindustria Marche, che invece era disponibile ad accettare questo tipo di discorso perché era più lungimirante, e abbiamo fondato un'associazione che prendesse cura in maniera, come posso dire, intermedia, che non facesse sbattere il gestore dell'impianto direttamente con gli enti pubblici, ma che fosse veicolato tramite l'associazione che rappresentava gli interessi di tutto il settore quando c'erano dei problemi, perché altrimenti saremmo stati schiacciati, soprattutto dagli enti pubblici, ovviamente dagli enti competenti che ci dovevano rilasciare le autorizzazioni. Ricordo solo che è da pochissimi anni, saranno 3 o 4, che le autorizzazioni possono durare 10-15 anni. Prima avevamo autorizzazioni che duravano 3 anni, quindi ogni 3 anni eravamo la spada di Damocle. Ce la ridanno o non ce la ridanno? Come si fa a fare impresa in questa maniera? In questo quarto di secolo l'associazione è cresciuta grazie allo sviluppo di ogni azienda partecipante, ma tante sono le criticità di chi opera nel settore. I servizi che ci ha dato l'AMIS sono servizi incomparabili, sono servizi di altissimo livello, sia tecnico che sociale, e quindi devo dire che l'idea iniziale, costituita solo da 9 operatori, è stata un'idea vincente. In realtà, ancora oggi bisogna seguitare a lavorare. Oggi bisogna cambiare il passo, perché ci deve essere la consapevolezza che l'attività della gestione dei rifiuti non è un'attività che va contro l'ambiente, è l'attività unica che va a favore dell'ambiente. Quindi dobbiamo far capire alla gente che è opportuno non parlare più dei rifiuti, bisognerà coniare un altro nome. Non si possono più fare discussioni sulle aziende insalubri, non si possono fare più discussioni sui rifiuti tossiconocivi o pericolosi. Noi dobbiamo trovare altri termini, altrimenti siamo nella intenzione di dire: ma chi ce lo fa fare? Abbandoniamo. E fare un discorso di questo genere significa andare contro l'ambiente, andare contro la società. Di cammino ne è stato fatto, abbiamo costruito rapporti di collaborazione nel rispetto dell'autonomia di ciascuna azienda, ma siamo riusciti a mettere insieme le volontà, le proposte e gli interessi che devono essere tutelati, soprattutto nei confronti delle istituzioni e in tutti quei tavoli dove è necessario che la categoria appaia unita negli obiettivi che persegue. Due sono i temi importanti venuti fuori dal confronto assembleare della giornata: uno privato con approvazione del bilancio e uno pubblico con tanti ospiti e autorità. La responsabilità del produttore dei rifiuti e la scarsa considerazione dell'opinione pubblica. Il produttore del rifiuto, proprio a causa di una cattiva legge che gli elimina le responsabilità nel momento stesso che gli torna indietro un FIR, cioè un documento di accompagnamento che è stato timbrato da un'azienda che aveva le autorizzazioni, lui non ha più responsabilità. Questa cosa succede solo in Italia, in Germania per esempio non è così. Quindi ci vuole la responsabilità anche del produttore fino a quando non ha fatto lo smaltimento. Se il produttore non dà un rifiuto a un'azienda seria, deve essere considerato corresponsabile. Se riusciamo a fare questi salti, l'ambiente ne guadagnerà enormemente. Noi sappiamo tutti che la gestione dei rifiuti
e quindi le relazioni che questa attività ha con la gestione dell'ambiente richiama l'attenzione di molti soggetti che su questi temi speculano e cercano di costruire la propria fama e il proprio prestigio personale. Dobbiamo evitare tutto questo e le nostre aziende, il nostro lavoro deve essere rispettato. Come abbiamo detto, presenti anche i politici, tra i quali gli onorevoli Irene Manzi e Pier Giorgio Carrescia, politici ai quali viene chiesto di seguire le aziende, perché senza di loro i problemi ambientali aumenterebbero. La politica, meglio dire il Parlamento, fa le leggi, quindi l'unica possibilità per incidere, per creare le condizioni per permettere alle imprese di lavorare bene e quella di fare buone leggi e soprattutto di evitare che ci siano i furbi, quelli che non ottemperano alle leggi. Nel caso dei rifiuti, una delle leggi più importanti che sono state approvate in questi ultimi anni è quella sugli ecoreati. È stato introdotto con una serie di nuovi reati che sono finalizzati proprio a punire coloro che non operano correttamente, che sono il male della categoria. Nello stesso tempo abbiamo anche creato delle condizioni con tutta una serie di normative, pensa al collegato ambientale, che favoriscono il recupero, il riuso, il riutilizzo, che semplificano per permettere sia ai produttori, alle tante piccole imprese, sia agli operatori del settore di poter lavorare con maggiore serenità. La maggior parte degli operatori è gente che lavora con serietà, con professionalità. Le mele marce che ci sono devono essere allontanate. Come commissione sull'ecomafia, della quale faccio parte, abbiamo intrapreso una serie di azioni proprio per capire meglio il fenomeno, per dare dei suggerimenti che hanno portato anche a degli interventi sia della magistratura per reprimere molti reati, alcune situazioni non più tollerabili, mai tollerabili, così come per arrivare in Parlamento con delle proposte di legge più efficaci. La serata si è conclusa con un momento conviviale, aspettando la festa per i prossimi 25 anni. Dei prossimi 25 anni io non posso proprio, vista la mia veneranda età, non posso proprio dirgli, diciamo che da qui ai prossimi 10 anni continueremo la strada intrapresa, la strada che abbiamo percorso fino ad oggi, crescendo. È stato veramente un crescere della categoria. La nostra attività è legata alla gestione migliore possibile del rifiuto. Noi non diciamo rifiuti zero perché è tecnicamente impossibile. Se dicessimo questo saremmo delle persone non credibili. Però diciamo, dobbiamo recuperare il più possibile rifiuti e come recupero di materia e in alternativa, in ultima analisi, come recupero di energia, perché anche questo non va demonizzato. Abbiamo degli esempi che vanno seguiti e io mi rivolgo ai cittadini, non demonizzate la nostra attività, aiutateci a poterla gestire bene e in modo economicamente vantaggioso anche per il cittadino, perché in Italia si sta verificando un fenomeno inarrestabile di lievitazione dei costi a seguito del fatto che non ci sono gli impianti, che dobbiamo trasportare i nostri rifiuti per 500, 700 e 1000 chilometri e oltre. Questo dobbiamo fare. Quindi diciamo, apriamo noi le porte al cittadino che vuole venire, non facciamo niente di male, venite a prendere coscienza della nostra attività.